Oh, ciao. Uè, come va? Vieni, vieni. Grazie. Eccoci qua. Era il 2018, l'8 marzo, la prima puntata di Cinema in Atto. Entravamo a casa di Pivio, del pluripremiato duo musicale per il cinema e non solo, Pivio e Aldo Descalzi. In attesa di rincontrare presto Pivio, ascoltiamo un assaggio del suo nuovo album solista, Mute, in uscita il 7 marzo. Remember to forget. Remember to forget. Mettiamola in questo modo. Pochissimi fanno tutta la strada senza proferire una parola. Ma andiamo avanti allegramente. Non credo che potresti dirmi qualcosa che non abbia sentito in precedenza. As much as it is a film about a serial killer, I think it's a film. Questo è un film che è un film che parla di serial killer, ma è un film che parla anche di molte altre cose. È un film che parla anche di un artista fallito, e la ragione per la quale, secondo me, Jack è un artista fallito è proprio perché gli manca questa empatia, questo senso di empatia. E ci sono tante cose all'interno di questo film, cose di cui abbiamo parlato e discusso con Lars prima di cominciare le nostre riprese, e credo che lui sia riuscito, abbia creato questo personaggio che mano a mano si trasforma, che forgia, che trasforma e diventa altre persone, altri personaggi, proprio perché dentro di lui manca questo centro, manca questo nucleo. Because there is no center, no core. Ci sono film che riconciliano in modo dialettico, anche sorprendente, anche per certi versi devastante, con il cinema stesso. Uno di questi è La casa di Jack, ovvero The House That Jack Built, ovvero l'ultimo film del controverso ma grandissimo regista danese Lars von Trier, presentato l'anno scorso a Cannes, ma fuori competizione perché lo stesso Trier venne dichiarato persona non grata dal festival francese oramai 10 anni fa. È arrivato nelle sale italiane in due versioni, una in lingua originale integrale, un'altra doppiata e leggermente tagliata, entrambe però vietate ai minori di 18 anni. Il divieto ci sta, anche se bisognerebbe interrogarsi sulla l'ontologia stessa della censura oggi nel terzo millennio. Il film, non di meno, anche in virtù di questo suo essere suscettibile di censura, non è per nulla riconciliante, scava nei dilemmi, nei rovelli di von Trier, ma insieme si fa universale, seguendo le gesta ovviamente ferate, ovviamente criminali, della serial killer eponimo, ovvero il Jack interpretato da Matt Dillon. Nel film, piccola parentesi, in un ruolo che non sveleremo troviamo anche Bruno Ganz, da poco scomparso. È un film che, attraverso le gesta di questo serial killer, riflette sul cinema stesso, sull'inquadratura, sul montaggio, attraverso la dissezione e il riassemblaggio dei corpi, e su quelli che sono i guilty pleasures di von Trier. Costruisce una drammaturgia per immagini davvero fascinosa, c'è dentro di tutto. Qualcuno di voi troverà riferimenti ai propri studi, alle proprie passioni. Von Trier ci ha messo tutte le sue, anche le più, come dire, compromettenti. Hitler, il suo architetto Albert Speer,
l'albero attorno al quale è stato costruito il campo di Buchenwald. C'è tutto von Trier, l'ennesima potenza, c'è una grandissima lucidità in una discesa agli inferi che diventa anche autocritica. Von Trier è un ingegnere che si vorrebbe architetto. In questo c'è tutta la sua fallibile grandezza. Quando penso a tutte le cose che ho fatto in vita mia, senza essere stato punito in alcun modo. Ci dica. Si ritorna sempre sul luogo del delitto e il delitto adesso è fare critica. Come ti è venuto in mente? La prima edizione? Sì, non pago infatti di aver tartassato come Novesia Film Fest fare critica, perché ora mi occupo di critica da 15 anni e nella percezione, mi sembra che nella percezione del pubblico la critica sia qualcosa di estremamente pesante, di inutile, anche perché il lavoro del critico è visto come qualcosa che c'è o non c'è, è ininfluente. Invece volevo mettere al centro della riflessione anche del grosso pubblico proprio la necessità della critica come intermediazione fra opera artistica, che sia film, che sia teatro, che sia poi in futuro magari fumetti, musica, e la fruizione del pubblico, perché poi la critica non deve dire se un film è bello o brutto, perché il film, la bellezza di un film deve deciderla soltanto chi lo guarda, la bellezza o la meno piacevolezza di un film. Il critico dovrebbe semplicemente suggerire dei punti di vista, delle suggestioni che magari uno spettatore meno avvezzo alla storia del cinema e tutto il contorno che c'è ad un'opera può sfuggire, perché poi la critica non deve, il compito della critica penso che sia quello di contestualizzare le opere, dargli un contesto sociale, politico, non di attualizzarle ma di contestualizzarle, e quindi pensavo fosse necessario puntualizzare questo che penso. Ogni giornata si apre con un incontro con critici. Nei primi 3 giorni abbiamo avuto importanti critici teatrali, negli ultimi 2 avremo importanti critici di cinema, però poi si apre agli incontri con, ovviamente, con chi il cinema e il teatro lo fa. Abbiamo avuto degli attori di teatro negli scorsi giorni, gli ultimi 2 giorni di cinema abbiamo grandi personaggi di cinema, abbiamo il regista Daniele Lucchetti, abbiamo anche Giovanni Veronesi, Sabrina Impacciatore, Sergio Sivaletti, Alessandro Redaelli e Adriano Giotti. Insomma, partiamo insomma dal produttore al consumatore, e quindi sì, fare critica è per addetti ai lavori, ma è anche e soprattutto per chi gli addetti ai lavori li vuole conoscere. Nell'introduzione del catalogo ufficiale ho messo che la critica la vedo un po' come il libretto delle istruzioni di un giocattolo, mentre il cinema e lo spettacolo teatrale possono essere visti come dei bellissimi giocattoli. Cioè, tu puoi giocare con un giocattolo anche senza conoscere le istruzioni, però poi se le leggi puoi magari conoscere un modo per giocarci che può essere ancora più divertente. Cinema e teatro vivono in funzione del pubblico, quindi il pubblico deve essere il primo protagonista di ogni riflessione, poi viene tutto il resto. Milo Manara ci ha regalato un inedito sketch di Paolo Villaggio che aveva realizzato durante i progetti di ripresa del viaggio di Mastorna. Invece per questo fare critica alle mie spalle c'è la locandina, che ad opera di Nicola Mari, un grandissimo illustratore di Dylan Dog e Nathan Never. Sono contento perché ho avuto un ottimo riscontro da parte dei primi ospiti di queste prime 3 giornate. Abbiamo avuto Mario Mattia Giorgetti, direttore di Sipario, Roberto De Gaetano, professore dell'Unica, e direttore di Fata Morgana, Antonella Antonante del Teatro dell'Acquario, tutti contentissimi, entusiasti dell'idea proprio del progetto fare critica, e chissà che da qua nasca qualche bella collaborazione in futuro. E dal cinema, dopo il teatro? Dal cinema ne parliamo poi domenica.
that warm when she's away. Come stai? È un rifacimento, un remake, si dice, di un film che si chiama Truman, con Darin, e mi ricordo al dottore il nome spagnolo, vabbè, molto bravo, e la storia di due amici che si rincontrano dopo anni, insomma uno viene dal Canada, è emigrato in Canada e ritorna a Roma, in questo caso a trovare il suo amico che non sta bene, diciamo sta molto male, ecco, c'è questo cane che si chiama Truman nella versione originale, qui si chiamerà Pato, e niente, lui deve collocare in qualche modo questo cane aspettando insomma una fine abbastanza prematura, e, insomma non posso dire altro, credo, altrimenti lo... però è veramente un gran film. Ripeto, chi lo sa, domani un altro giorno si vedrà. Ti amo, vuoi capire? Allontanati dall'auto. Uno, due, tre. Questa donna è fantastica, trattatela come merita, rispettatela. Mi chiama ogni 5 minuti. Non rispondere. Non lo farò. È lui? Sì. Oh mio Dio! Anne potrebbe morire domani. Tutti possiamo morire domani. Quando il mondo esploderà, spero di andarmene ballando. Alla prossima puntata.